Ennesima truffa ai danni di un'anziana, con il più classico e noto degli stratagemmi, quello di fingersi avvocato adducendo a un incidente subito dal figlio per poi prendere il denaro alla malcapitata. Questa volta a essere colpita una donna che abita qui in via Baiamonti e le hanno sottratto 50.000 euro. Purtroppo capita sempre più spesso, ma questa volta il bottino è eccellente. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, quando l'anziana vittima del raggiro ha ricevuto la telefonata da un sedicente avvocato, il quale le ha comunicato che per risarcire i danni causati dal figlio dopo un incidente sarebbero serviti molti soldi. La donna ha quindi raccolto tutto ciò che aveva in casa, 50.000 euro in contanti. Poco dopo la conversazione telefonica si è presentato all'appartamento della malcapitata un complice del finto avvocato che ha riscosso il denaro. Dopo quanto avvenuto, il fatto è stato segnalato alla Polizia di Stato. Gli agenti arrivati sul posto hanno raccolto la denuncia della truffa. Le indagini sono state avviate subito con la visione delle immagini di videosorveglianza della zona e la ricostruzione dell'accaduto tramite testimonianze e segnalazioni. Troppi, dicevamo, gli episodi di truffa ai danni di anziani a Trieste con questo modus operandi, un sistema consolidato in tutto il paese. Questa tipologia di raggiro, una delle più odiose a danno di persone fragili, permette spesso ai malintenzionati di farla franca, motivo per cui le forze dell'ordine consigliano di non tenere grandi somme di denaro in casa e soprattutto di non consegnare soldi o oggetti preziosi a chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della truffa di ieri in via Baiamonti, però, gli investigatori avrebbero già raccolto elementi utili per risalire ai responsabili.